Buonasera e bentornati in diretta per la quarta puntata di Occhio al Voto, il programma di Fanu TV che ha l'intento di aiutarvi a conoscere meglio i candidati e i loro programmi elettorali. Dopo aver parlato la scorsa settimana delle varie problematiche inerenti al centro storico di Fano, questa sera ci concentreremo sugli eventi, cultura, turismo, settori fondamentali per la crescita e lo sviluppo della città della fortuna. Gli ospiti di questa sera sono Filippo Borioni, candidato per la lista Insieme Meglio, a sostegno di Massimo Seri, sindaco. Buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori e grazie per l'invito. Marianna Magrini, candidata per la Lega Fano, che sostiene la candidatura di Lucia Tarsi. Buonasera. Buonasera. Stefano Marcheggiani, candidato nella lista del Partito Democratico, sempre a supporto della candidatura di Seri. Buonasera. Buonasera. E stasera sentiremo l'opinione di Stefano Mirisola, consigliere comunale indipendente. Buonasera. Buonasera. E adesso andiamo a conoscere meglio i nostri candidati, come sempre. Borioni, partiamo da lei. Imprenditore nel settore turistico da 15 anni, presidente di Operatori Associati Spiagge Italiane, Confartigianato, per le Marche da 7 anni, da sempre impegnato nello sviluppo del turismo come asset strategico. Questa per lei è la prima candidatura politica. Sì, esatto, è la mia prima esperienza e non nascondo neanche l'emozione. È vero che, come ha ricordato, il percorso nell'associazione di categoria mi ha portato molte volte a raffrontarmi in ambito politico per portare avanti i progetti e per mostrare quelle che sono le esigenze delle imprese che nel nostro caso rappresentano, possiamo dire senza ombra di dubbio, rappresentano anche una sorta di polso dell'opinione che hanno i viaggiatori delle proprie destinazioni. Ed è con l'associazione di categoria che abbiamo collaborato anche su Fano con progetti come ad esempio il concorso per il bando per il Carnevale di Fano o la realizzazione della mostra L'arte della diversità, che ha portato un diverso punto di vista sulle differenze, perché tutto poi rientra in quello che noi chiamiamo turismo. Ci sono diversi attori e diverse opportunità da portare avanti. Marianna, lei invece ha lavorato per diversi anni in un'agenzia di comunicazione e organizzazione di eventi, attualmente è responsabile amministrativa di un'azienda che lavora con l'estero, da maggio 2016 è consigliere comunale di Fano ed è candidata alle prossime amministrative. Esattamente, sì, sono in consiglio comunale da maggio 2016, quindi sono subentrata quando questa amministrazione già si era insediata e avendo la fortuna di aver lavorato per diversi anni in un'agenzia che si occupava proprio di organizzazione di eventi e promozione di tutto quello che era il nostro territorio, è un argomento a me molto caro, quindi in questi anni diciamo ho cercato sempre di mantenere alta anche l'attenzione su tutto ciò che riguardava il turismo, gli eventi e la promozione proprio di quello che riguarda il nostro territorio. E si candida nella lista della Lega? Sono candidata nella lista della Lega, sì, a sostegno ovviamente del candidato sindaco Lucia Tarsi. Marcheggiani, lei è architetto, insegnante di storia dell'arte al liceo artistico Polloni di Fano, è vice sindaco attualmente e assessore dal 2014 con delega alla cultura, turismo, eventi e manifestazioni. È stato segretario del Partito Democratico di Fano dal 2013 al 2016 e da qualche settimana ha ufficializzato anche la sua candidatura. Sì, è di fatto per me la prima candidatura, io ho partecipato alle primarie la volta scorsa, una bellissima esperienza, però questa è davvero la prima candidatura al Consiglio Comunale. Quindi è un impegno anche per me, che però è un'esperienza insomma un pochino più lunga. Stefano, passiamo a lei. Lei è un imprenditore nella ristorazione e da anni è impegnato nel mondo dell'associazionismo. Dopo essere stato coordinatore di Forza Italia Giovani di Fano e poi Forza Italia Fano, è entrato in consiglio comunale nel 2015. Ha lasciato Forza Italia rimanendo consigliere comunale indipendente. Non si ricandiderà alle prossime elezioni comunali perché è rimasto deluso, così ha detto, un po' dal comportamento di qualche persona che adesso è nella coalizione di centrodestra. Se vuole un po' riassumerci in breve anche la sua vicenda politica per chi non l'avesse seguita. Certo, è molto semplice, c'è stato questo percorso che poi non è andato a buon fine, dove si era partiti con uno spirito di cambiamento, di rinnovo, con forze politiche cariche, con voglia di proporre una ventata di novità per contrapporsi a quello che è l'amministrazione attuale, quella di Massimo Seri, dove ci sono persone che hanno già da tempo fatto politica, e alla novità dei 5 Stelle, quindi proporre un progetto nuovo. Cosa che così non è stata, un cambiamento di percorso improvviso, forse per cercare di ottenere un risultato migliore, ma così si sono persi pezzi importanti che sono rimasti a casa.
E quindi lei ha deciso, insomma, di rimanere fermo. Adesso andiamo in collegamento con Lino Balestra per scoprire in quale luogo della città di Fano si trova questa sera. Vediamo se ce l'abbiamo pronto. Eccolo qua il collegamento. Buonasera Lino, a te e buonasera al tuo ospite. Certo, grazie Simona, buonasera anche a te, ai tuoi ospiti in studio e buonasera anche a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo. Accanto a me c'è il primo ospite della serata. Siamo a Torrette, siamo venuti qui perché il Movimento 5 Stelle di Fano ha organizzato un incontro con la cittadinanza, con i residenti, per focalizzare e recepire le loro istanze come sempre fanno. Quindi se vuoi possiamo già subito rivolgergli la prima domanda, oppure se preferisci mi ridai la linea più tardi. Come te la ridò fra poco Lino, perché vorrei intanto far vedere, insomma, ai nostri telespettatori un po' quello che è successo in questo fine settimana. Ci risentiamo fra poco, perché alle ore 12 di sabato scorso è scaduto il termine per consegnare le liste elettorali per le amministrative del 26 maggio, quindi ormai il dato è tratto. I candidati fanesi che concorrono per il rinnovo del Consiglio Comunale sono 271, divisi in 12 liste a supporto di 4 candidati, che vediamo adesso in ordine alfabetico con l'aiuto di questo cartello: Teodosio Auspici della Sinistra per Fano, Marta Ruggeri candidata per il Movimento 5 Stelle, Massimo Seri per la coalizione di centro-sinistra e Lucia Tarsi alla guida invece della coalizione di centrodestra. La coalizione più numerosa è proprio quella del centrodestra del centro-sinistra, con 5 liste e 113 candidati. 24 sono in lista sia per il Partito Democratico che per Noi Città, aspiranti consiglieri, 23 in comune, 22 Noi Giovani e 20 Insieme è Meglio. Per il centrodestra invece abbiamo 5 liste con 110 aspiranti consiglieri comunali: Fano Città Ideale, Lega, Nuova Fano hanno 24 nomi in lista, La Tua Fano 21, 17 per Forza Italia. Fratelli d'Italia invece, anche se appoggia Lucia Tarsi, non è riuscito a presentare una propria lista. Concludiamo con la Sinistra per Fano e il Movimento 5 Stelle, che hanno 24 nominativi a testa. Ecco, i pentastellati hanno definito questa situazione una mucchiata di liste. Ecco, quindi andiamo a collegarci di nuovo con Lino Balestra per sentire proprio da loro un'opinione. Quindi Lino, che ci commentino, insomma, quanto dichiarato nei giorni scorsi. Sì, ecco, rivolgiamo subito la tua istanza al nostro relatore, quindi insomma una mucchiata, tante persone per poi alla fine 24 posti in consiglio. Innanzitutto buonasera Simona, buonasera agli ospiti. Sì, noi abbiamo voluto mettere in guardia i cittadini da un meccanismo un po' furbetto che ormai da anni le coalizioni di centrosinistra e centrodestra utilizzano, cioè quello di farsi sostenere da tante liste che magari nascono proprio in prossimità delle elezioni, delle liste che hanno un radicamento scarso o nullo nel territorio comunale, mettendo dentro persone anche inserite quasi a caso, mi verrebbe da dire, in modo che ognuna di queste persone attira a sé il voto dei parenti, degli amici. E poi questi voti, anche se appunto i destinatari di questi voti non hanno nessuna speranza di entrare in consiglio comunale, però automaticamente vengono trasferiti al candidato sindaco a cui si è collegati. Ecco, è un meccanismo da cui noi ci dissociamo. Abbiamo una sola lista di 24 persone che hanno condiviso insieme un percorso, un progetto di fondo. Non ci sono voltagabbana, ci sono persone che studiano, persone che lavorano e che da anni ormai hanno deciso di dedicare una parte del loro tempo a questo progetto condiviso, che è la candidatura di Marta Ruggeri sindaca, il nostro programma Fanno Sicura di Sé. Ecco Simona, qui sì. Man mano che passano i minuti stanno arrivando le persone, fra un po' ci sarà appunto l'incontro, dimmi. Volevo fare replicare anche a qualcuno della coalizione di centrosinistra e ovviamente a Marianna per la coalizione di centrodestra, che cosa ne pensate? Ma io credo onestamente che quest'anno, come negli anni passati, comunque le coalizioni hanno cercato di proporre una diversità di candidati, quindi sia per esperienze che per proprie peculiarità personali. Quindi questa è una cosa che è stata fatta anche negli altri anni. Mi pare di capire che quest'anno il Movimento 5 Stelle, se posso permettermi di dirlo, aveva intenzione comunque di presentarsi anche con due liste, cosa che poi, perché dal nazionale non è stato permesso, non ha fatto. Quindi diciamo è un ordine
diciamo, ricevuto forse dall'alto, che non gli ha permesso di presentare la seconda lista. Hanno sicuramente unito diverse figure di altre che non rappresentano proprio il Movimento 5 Stelle, ma altre liste che in passato sono state comunque in Consiglio Comunale, e hanno creato un'unica lista, come è quello che il loro comunque movimento gli prescrive dall'alto. Quindi in ogni caso quello che è stato fatto, onestamente, non avendo riempito le liste a caso, si vede anche dal fatto che non tutte le liste sono di 24 candidati, o comunque che qualcuno non ha presentato la lista proprio perché non volevamo comunque creare dei soggetti semplicemente di passaggio per non portare nulla. Ognuno sicuramente può portare il suo contributo. È un bel progetto, secondo me, che è iniziato comunque in questi anni di opposizione in Consiglio Comunale, quello del centrodestra, dal quale siamo voluti ripartire, perché siamo ripartiti proprio da un punto zero, chiamiamolo, che sono state le amministrative del 2014. Abbiamo voluto dare una risposta alla città che ci chiedeva di presentarci unitamente e di trovare un'unica figura come candidato sindaco, che è quello che è stato fatto. Coesi. Filippo. Sì, io da questo punto di vista non capisco bene queste discussioni che sono forse un po' autoreferenziali. Una politica che parla di se stessa e parla poco di progetti, in realtà. È un'ipotesi, forse un po' una visione un po' complottista della realtà, diciamo. In realtà penso che la partecipazione, di cui tanto si parla anche nel Movimento 5 Stelle, sia ben enunciata da questa dinamica nel portare varie liste con vari progetti a sostegno di un candidato sindaco. È proprio questo un esempio di partecipazione, e parlo come membro di una lista di nuova nascita, insieme meglio appunto, e nella nostra visione abbiamo proprio voluto dare questo aspetto, una serie di progetti concreti e diretti portati nel programma, che vanno a sostegno di un programma più ampio, che è quello di coalizione, che noi sosteniamo, e di quello di Massimo Seri. Mazzanti vuole replicare brevemente? Sì, ecco. Sì, no, volevo dire che l'esperienza di bene comune, a mio avviso, è molto diversa da quello che si può definire una lista civetta nata a ridosso delle elezioni, perché bene comune è una lista che ha una storia in questa città, esiste da 15 anni, addirittura da prima che nascesse il Movimento 5 Stelle, quindi non è assolutamente paragonabile a quelle miriadi di liste che nascono in prossimità delle elezioni, che sostengono gli altri candidati sindaci. Io penso che una vera partecipazione si faccia coinvolgendo in maniera vera e concreta i cittadini, non chiedendo a persone così a caso di mettersi in lista, e quindi lei dice di riempire, insomma, si riunisce il consiglio comunale, non hanno... No, io dico che invece di usare riempilista, adesso giustamente si diceva che quest'anno il fenomeno è molto più ridotto a 5 anni fa, perché la gente un po' si è stufata di questo giochino e magari ha cominciato anche a capirne i meccanismi. Io dico che è giusto che si candidino persone che hanno in qualche modo un'idea di quali sono i temi al centro del dibattito cittadino e abbiano un minimo seguito i risvolti della politica cittadini perlomeno negli ultimi tempi. Tommaso, grazie, ci ricolleghiamo fra poco, Lino. Intanto andiamo avanti con la scaletta, perché come anticipavamo, insomma, gli argomenti sono tanti e importanti. Marchegiani, partirei con lei, visto che fino al prossimo mese ricopre questa carica importante, quindi un assessorato. Crede che di aver fatto un buon lavoro in questi 5 anni? Vede Fano cresciuta sia dal punto di vista turistico che promozionale? Ma io credo di sì, al di là dell'interesse personale nel dare questa risposta, il rapporto con gli operatori e i dati che ci arrivano sono confortanti, c'è tanta strada da fare, però il lavoro che abbiamo messo in campo, quello di creare i prerequisiti per una destinazione turistica e ridare alla cultura uno spazio importante quale Fano merita, vengono fuori non solo nel consolidamento di un lavoro fatto soprattutto dopo i primi 2 anni di attività, nelle fiere che ci restituiscono attenzioni, nei social che parlano sempre più di Fano. Nell'ultimo weekend abbiamo visto tanta gente che ci ha premiato, nonostante il tempo non fosse straordinario, peraltro in una congiuntura assolutamente sfavorevole data dal terremoto e dalla viabilità del quadrilatero, che hanno aperto scenari nuovi. Noi siamo riusciti a mantenere e ad ampliare il mercato, soprattutto spostandolo sul turismo straniero. Quindi mi pare, tra l'altro, che le azioni messe in campo siano anche prestigiose.
prestigiose. Ricordo che solo nel campo delle mostre, che costano tanto e quindi se ne possono fare non tantissime, la bigliettazione unica, il rapporto con peso urbino, la mostra fatta sul Rinascimento segreto e su Rossini 150, le prime mostre a pagamento, non si sono mai fatte. 15.000 visitatori con pochissimo sforzo, e adesso ci siamo sbilanciati in un'impresa importante con la mostra su Leonardo e Vitruvio, lanciando anche la figura di questo straordinario architetto romano, i cui natali sono attribuiti a Fano, che la gente conosce sempre di più, merito anche di un film uscito poche ore fa, per dare quella attrazione turistica, quegli attrattori turistici che sono rimasti un po' vaghi. Noi abbiamo fatto un city brand che sta dando grandi soddisfazioni. E perché, poi ne parleremo, poi parleremo anche del city brand. Passiamo adesso a coloro che invece sono attualmente all'opposizione. Magrini, lei pensa che questo lavoro svolto sia stato efficace? Tarsi qualche settimana fa insomma diceva invece che secondo voi Fano non è più viva. Ma per quanto riguarda soprattutto gli eventi e il turismo, direi che Fano è stata molto declassata, è rimasta ferma, e quindi mentre gli altri vicino a noi sono andati avanti, noi in questo caso siamo arretrati, perché rimanendo fermi non abbiamo avuto tante opportunità. Questo è probabilmente dovuto ai primi anni dell'insediamento di questa amministrazione, forse ancora dovevano capire da dove iniziare, perché ci sono stati i primi due anni che penso anche alcuni amministratori attuali hanno ammesso che erano in difficoltà. Abbiamo visto poi un crescere delle attività, degli eventi, ma purtroppo non sono stati comunque né promossi né programmati in tempo utile, perché se vogliamo parlare di una programmazione, di una promozione efficace, quindi che vada soprattutto all'estero, dobbiamo parlare di eventi tutto l'anno, non solamente a ridosso della data dell'evento. Così è stato l'anno scorso per la Fano dei Cesari, organizzata l'ultimo mese, che chiunque quella sera della Fano dei Cesari è stato o ha fatto un giro nel lungomare ha visto che erano completamente deserti, non c'era nessuno, perché ovviamente tutti i fanesi che aspettavano da tanti anni, come chiedevamo poi, questo evento, si erano riversati comunque in centro storico. Quindi secondo noi quello che è mancato soprattutto è stata una promozione e una programmazione degli eventi efficace, che è durata tutto l'anno. Anche il carnevale purtroppo non lo possiamo iniziare a promuovere un mese prima delle date, ma devono essere fatti comunque deve essere comunque promosso e sponsorizzato anche all'estero in tempo utile, in modo tale che anche tour operator possono aiutarci a portare turisti. Mirisola, lei che lavora nel centro storico di Fano, che percezione ha avuto? Secondo lei si potrebbe migliorare la gestione e la programmazione degli eventi? Sicuramente da migliorare. Adesso non possiamo neanche però dare un'immagine catastrofica, perché non possiamo darci la zappa sui piedi, insomma dobbiamo essere contenti di promuovere Fano, far vedere che comunque c'è movimento, quindi andare ogni volta a fare questa campagna un po' pesante dove sembra che siamo alla fine del mondo è un pochino esagerato. Certo che è vero che comunque la programmazione sicuramente non è il forte di questo assessorato, non è stata, che sicuramente si è messa in mostra per quello che riguarda la parte culturale, dove bisogna inchinarsi perché è stata veramente di livello. Per quello che riguarda invece la parte di eventi, magari più di intrattenimento, sicuramente ha lasciato desiderare, e sicuramente anche il motivo per cui sono scesi in campo diversi operatori, tra cui lo stesso Borioni o Etienne Lucarelli, per esempio. Quindi, se posso anche permettermi magari di fare una domanda a Marchegiani e di capire come mai, se c'è appunto stima o comunque positività verso il lavoro svolto a livello turistico, c'è stato il bisogno di scendere in campo quando potevano avere appunto un referente valido. Beh, innanzitutto le liste fanno quello che credono. Noi abbiamo una lista, per rispondere anche un po' al collega di 5 Stelle, il PD si presenta con una lista sola, senza lista civetta, molto rinnovata peraltro, piena di giovani, studenti e lavoratori che sono in tutte le liste, mi pare di capire, non è prerogativa solo di 5 Stelle. Ma sappiamo tutti che l'operazione è fatta con, adesso non parlo con Filippo Urioni, che insomma conoscono come operatore, quindi ognuno si candida per dare un contributo, insomma non è che uno ha tutta la saggezza nelle tasche, quindi una coalizione, e nei tavoli che si faranno si mettono insieme tante competenze. Ma il caso di Lucarelli mi pare più complesso, francamente. Il caso di Lucarelli è un caso che, se vogliamo analizzare politicamente, uscendo da questa tematica un po' così del turismo, il turismo insomma uno specchietto delle allodole, parliamo di politica, Etienne Lucarelli è stato corteggiato dai vari schieramenti, legittimamente, perché Etienne Lucarelli, presidente della Proloco, ha dietro di sé un bacino di potenziali voti molto importanti.
e quindi che fa gola a tutti gli schieramenti. Chiaramente bisogna fare le cose con criterio, non è che si può fare il mercato, tuttavia Tiro Lucarelli alla fine ha fatto una scelta dopo aver riflettuto su anche altre situazioni. Quindi il tema di Lucarelli lo lascerei stare da una parte, perché col turismo secondo me c'entra poco, c'entra più con la politica pura, dove portare un bacino di voti in una competizione che è testa a testa probabilmente, vedremo adesso che succede. Quindi io penso che questa città, per chiudere, aveva una mancanza di prerequisiti. Quindi abbiamo lavorato tanto per dotarci di quelle situazioni per cui, voglio dire adesso, lo dico pacatamente, ma cosa ricordiamo di memorabile? Poi io parlo sempre di cultura e turismo perché per me sono assolutamente collegati. Qualsiasi azione si fa in una cosa riverbera nell'altra, in Italia almeno. Poi se andiamo alle Maldive parliamo di spiagge e di palme, ma in Italia noi vendiamo un prodotto che è a 360 gradi con il territorio, i beni culturali, l'enogastronomia, tutto quello che è cultura del vivere bene. Quindi noi abbiamo messo a posto i musei dove ci pioveva, noi abbiamo messo a posto, voglio dire, un carnevale che non si finanziava più e che fa la bigliettazione, sono processi lunghi. Noi abbiamo risistemato, voglio dire, una serie di servizi, Sant'Arcangelo abbandonato, che ha un progetto straordinario di Telorota. Stiamo per concludere, ne parleremo mi pare, del Teatro Romano, spero sì, di sì, perché è un'operazione importantissima che sta finendo molto bene. Quindi fanno bisogno per fare il turismo tutto l'anno di prerequisiti, che non sono solo gli alberghi che si hanno da fare, sono perché devo andare a Fano e perché ci devo andare fuori stagione. Poi facciamo, come diceva Mirisola, giustamente mettiamoci anche tutti un fiore all'occhiello, la più grande manifestazione invernale delle Marche, che è il Carnevale. E il Carnevale ha dovuto essere ristrutturato potentemente, come tutte le altre manifestazioni, dopo il decreto Gabrielli. Non è più il mondo di prima, c'è una sicurezza costosissima, regole ferre, con grandi soddisfazioni, perché la bigliettazione è andata bene con un incasso di 255.000 euro. Cioè Fano adesso si acquista, prima era tutto gratis, prima più o meno era tutto gratis, le mostre un pochino si pagano, poco però si pagano, i musei vedremo di metterli in rete, però non piove più nei musei, ecco, per esempio. E il mese scorso, Marchegiani, avete lanciato anche il nuovo sito e brand che ha fatto anche un po' discutere. Questa sì. Nuova immagine, avete spiegato, coniuga la sua identità più profonda, i suoi valori, la sua vocazione, il suo essere città antica e moderna attraverso una nuova comunicazione e strategia di sviluppo che trasmetterà l'identità e la riconoscibilità della città di Fano. Il costo complessivo dell'operazione è di circa 39.700 euro più IVA. Ecco, l'importo intanto che cosa comprende? Allora, comprende la progettazione e comprende la realizzazione dei primi elementi di segnaletica promozionale della città, gli stendardi di Piazza 20 Settembre, la rotatoria di Ponte Metauro, che sono stati entrambi autorizzati da Sovrintendenza e ANAS, una panchina per selfie un po' monumentale al Moleto dell'Arzilla e altri interventi che stiamo pensando dove ubicare. Abbiamo escluso il bastione San Gallo perché è troppo delicato per avere un'immagine sulla parete e quindi anche in conformità con i dettami della sovrintendenza, però gli interventi sono in corso, quindi non è una cifra per le prestazioni professionali dei progettisti che prendono, direi, una cifra come molto onesta. Come si è detto onesta. Inizialmente, ci sono altre cose, come si era detto, sì, no? Inizialmente si pensava che vedremo tanti elementi nella città, in particolare 12 stendardi nei 4 lampioni di Piazza 20 Settembre che sono colorati con i cluster, cioè gli attrattori turistici, che ricordo sono la città di Vitruvio, la città del Carnevale, la città delle bambine e dei bambini. E su queste promesse anche, sì, e su queste promesse noi dobbiamo essere seri per costruire una città sempre più archeologica da un punto di vista di ricerca archeologica dove portare i turisti, sempre più di lancio del Carnevale, ma la casa del Carnevale del jazz significa stare aperti tutto l'anno con il tema del Carnevale. Insomma, da lavorarci sopra. Un brand che funzionerà, Borioni? Sì, allora, secondo me vorrei anche ricollegarmi alla domanda di prima che mi era, diciamo, parzialmente rivolta. In realtà noi abbiamo un giudizio molto positivo del lavoro portato avanti dall'assessorato al turismo, sia anche come associazione di categoria c'è sempre stato un ottimo confronto, quindi in realtà la candidatura non è in opposizione, altrimenti ci saremmo schierati con l'opposizione, ma è a sostegno, quella di fornire competenze aggiuntive a quello che già è di buono è stato fatto. Ad esempio, ritornando al discorso del City Brand, è un lavoro di targetizzazione e posizionamento in base a una strategia di web marketing elaborata tra l'altro con Giorgetti, che
cui ho collaborato diverse volte, che registra un notevole passo in avanti rispetto a quelle che sono state le politiche pressoché assenti delle precedenti amministrazioni. Quindi in realtà c'è comunque un passo in avanti. Cogliamo questo passo avanti. Cosa succede poi? Che tutto può essere migliorato. Infatti, dal nostro punto di vista, più che soffermarsi su quelle polemiche sulla bellezza o meno del logo, ci interessa portare avanti quelle in parallelo che saranno le declinazioni operative del cluster, anche se poi possiamo parlare anche di sviluppo dei prodotti, che sono quella vitruviana, un ottimo esempio è quella di Leonardo. Ma il mondo del turismo, che è passato poi da un turismo di massa a un turismo di nicchia, sulla teoria della lunga coda, che quindi punta a soddisfare differenti esigenze di mercato, la cui totalità poi risulta maggiore del mercato come precedentemente veniva indicato, ecco, questo è una serie di altre connotazioni che vanno a porre il turista al centro dell'esperienza. Questo è importante in una segmentazione che è già iniziata con il City Brand. Marianna, una strategia che funzionerà secondo lei? In questo momento penso che sia una strategia che non porterà a tanto, sicuramente è un passo in avanti, però volevo ricordare, visto che è stato definito poco fa, innanzitutto che all'assessore Marchegiani, a livello quello che ha fatto per il suo assessorato alla cultura, sicuramente è da riconoscerlo, come diceva anche Stefano, però quando si parla poi, siccome è stato definito anche tante volte che all'opposizione mancava comunque quello che era l'attenzione per la città, se siamo qua e comunque sia ci candidiamo alle forze di opposizione proprio per questo. E volevo fare anche un breve inciso sul discorso Etienne Lucarelli, perché non credo che sia solamente un fatto politico. Qualcuno, Stefano lo sa benissimo perché l'ha incontrato lui personalmente per proporgli comunque di far parte della coalizione di centrodestra, cosa che lui non ha accettato, e si è candidato comunque al centrosinistra e si è presentato comunque come assessore al turismo. Questo credo che non andava comunque fatto, perché un assessore al turismo questa amministrazione ce l'ha già, e quindi non lo reputo nemmeno rispettoso nei confronti dell'assessore Marchegiani, che poi abbia fatto meno bene o più bene, ma soprattutto quello che non va bene secondo me è che comunque chi è stato nell'associazionismo fino a un mese fa si presenti già come il prossimo assessore del turismo. Benissimo l'associazionismo, che fa molto bene alla nostra città, la rende viva, ma dobbiamo parlare di turismo, e quindi dobbiamo parlare anche di chi ha competenze relativamente proprio al turismo, quindi tutto quello che riguarda il mondo dell'associazionismo e del volontariato fa benissimo, ripeto, perché rende viva quella che è soprattutto la nostra stagione estiva, ma poi dopo dobbiamo comunque andare a puntare molto più in alto per andare anche in quelle che sono le fiere internazionali del turismo, per portarci proprio turisti dall'estero soprattutto. Mirisola. Sicuramente questo City Brand può essere vincente come non lo può essere, insomma questo sarà solo il tempo a dircelo, non abbiamo la sfera di cristallo, sicuramente ci fa sentire fanesi, ci fa sentire orgogliosi, però una volta che arrivi a Fano trovi la panchina, trovi la maglietta, trovi gli standardi, ma per attirare gente, un programma vero e proprio, pubblicizzare la città anche fuori Fano, in Italia o anche all'estero, c'è già qualcosa in programma? A parte che di base ci dovrebbe essere un programma di eventi, non solo a ridosso dell'evento, non solo anno per anno, ma ci dovrebbe essere, secondo me, quando si parla di turismo, almeno una visione un pochino più lunga, almeno di 5 anni minimo, in modo da avere contributi certi non solo da parte del comune, della regione o anche da altri enti, ma anche da sponsor privati. 30 secondi a testa, Borioni. Su questo sono d'accordo, una delle nostre proposte infatti è inerente a un piano strategico pluriennale del turismo, cioè definire quello che stavo appunto dicendo prima, una versione operativa che, partendo da un'analisi dei dati effettuata in diversi modi, sia sul sentiment diciamo di Fano, sui canali social, sia sulle presenze, sia dai paesi di arrivo, imposti determinati obiettivi e una certa direzione. Questo si fa, si parla in molti casi di destination management o gestione della destinazione, ed è importante per questo fare un progetto in maniera seria e professionale, anche avvalendosi della collaborazione di figure competenti in tale settore. Importante, molto importante anzi, per non rimanere proprio solo orgogliosi di Fano, diciamo, perché poi i campanilismi lasciano un po' il tempo che trovano nella percezione che hanno i viaggiatori all'estero del nostro territorio. Stringa, perché stiamo già sforando. Del nostro territorio. È un lavoro di network con tutto il territorio. Questo per fornire una chiave, ancora una chiave esperienziale del tipo di viaggio e accontentare così tutte quelle famose nicchie di cui parlavamo prima. Mairini.
Io ritengo che soprattutto questa città abbia bisogno di ritrovare quell'entusiasmo che c'era invece negli anni precedenti, che forse in questi anni ha perso, e soprattutto Fano lo ritroverà facendosi capofila di un intero territorio. Cioè non dobbiamo pensare solamente a Fano, ma dobbiamo comunque creare, rendere Fano il capofila di un territorio molto più vasto, quindi di andare a vendere non solo il prodotto Fano, che può essere mare, può essere l'evento come il carnevale, ma dobbiamo parlare di un intero territorio e promuoverlo tutto l'anno. Quindi dobbiamo, come finisce la stagione del carnevale, dobbiamo già iniziare ad essere pronti a parlare della stagione successiva. Solo così riusciremo veramente a parlare e a promuovere proprio il turismo, la nostra città e tutto quello che è il territorio collegato. Marchegiani? Sì, io vorrei dire che noi, come adesso quest'anno, abbiamo fatto per esempio delle fiere. Le fiere sono Milano, Verona, Praga, Berlino, Mosca, andando a ottimizzare le risorse a nostra disposizione, lavorando di concerto con la Regione Marche, che hanno dato bei risultati, grande attenzione. Peraltro il rapporto col territorio, io condivido quello che si dice, nel senso è vero, ma noi stiamo facendo rete, costruendo dei meccanismi, abbiamo finito il DCE, l'abbiamo affidato a dei privati che sono sotto la sigla MAPS, è un territorio che collega Fano come capofila a Cantiano, ma che ha già la richiesta di 49 altri comuni con base a Foligno, dell'Umbria e del Lazio, di continuare, Rimini compreso. E quindi la Flaminia Next One è un territorio sulla via consolare Flaminia, che fa il paio quindi con la città di Vitruvio, con la Romanità, per fare esattamente quello che si diceva. Itineris è un altro strumento nato anni fa, non abbiamo noi il merito, ma l'abbiamo continuato ad allevare e a sostenere, perché il turismo esperienziale di colui che viene dalla città, fa un bel bagno al mare, vede Fano, sì, ma poi va a fare il formaggio, il vino nelle aziende nostre agricole, ci collega con un territorio straordinario. Quindi queste sono cose che si stanno mettendo in fila e confermando. Sugli eventi, questa è una città che negli ultimi anni ha aperto e chiuso 17 eventi, quindi con grande dispendio di risorse, con quell'improvvisazione che bisogna evitare, assolutamente, io sono d'accordo, penso che siamo tutti d'accordo, poi vediamo ognuno umilmente di mettere in campo quello che può fare. Noi ci siamo dati una regola con i soldi che questo assessorato ha limitati, perché anche qui è un altro tema importante, bisogna crescere, se crediamo davvero che il turismo sia un settore sostanziale della città non può avere 130.000 euro l'anno, no? Perché questo è il budget con cui si lotta in genere, poi qualcosa in più arriva a fine mandato. Per continuare ad investire. Bisogna investire, allora noi per esempio gli eventi li difendiamo, abbiamo grandi festival, passaggi, Festival Jazz con Festa Internazionale, il Brodetto, 30.000 pasti, che deve tornare sempre più di qualità. Poi parleremo anche di eventi. E poi abbiamo festival nuovi, però con criterio, che costano assai poco, ma di grande qualità. Dopodiché mancano, quello sì, ma si stanno concretizzando, iniziative molto importanti per il pubblico giovanile, ma ci vogliono i giovani che le trainino, perché servono sponsorizzazioni e un volano. Ci stiamo lavorando anche su quello e sono richieste interessanti. Ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo a collegarci di nuovo con Torrete, cercheremo di sentire anche la voce dei residenti e parleremo di programmi elettorali, perché ci sono iniziative davvero interessanti. A fra poco. Bene, bentornati in diretta ad Occhio al Voto. Dicevamo, cominciamo a parlare di programmi. Borioni, partiamo da lei. Nel vostro programma rientra un piano strategico per il turismo. Di che cosa si tratta? Sì, esatto, proprio perché non possiamo guardare all'oggi per il domani, ma dobbiamo costruire una programmazione di lungo periodo. Si parla spesso del turismo come il nostro petrolio, ma il piano strategico è proprio il pozzo per estrarlo. È un piano strategico che, partendo da un'analisi dei dati, quindi quelli che dicevo prima, in base al sentiment, alle potenzialità, che metta in analisi i competitor, strutturi una serie di obiettivi e il modo per raggiungerli, un modo all'interno del quale poi devono essere fissate tutte le misure, dalla programmazione degli eventi agli investimenti anche sulla città, perché tutto deve essere funzionale alla realizzazione di questo piano strategico. È un po' il procedimento che viene attuato dalle grandi aziende quando vogliono raggiungere un grande obiettivo, perché il turismo è un mercato e come tale deve essere affrontato. E pensate anche ad una scheda di valutazione degli eventi. Esattamente, nella visione strategica anche gli eventi hanno una grossa importanza. Si parlava appunto prima della difficoltà di bilancio che spesso hanno le amministrazioni. Una scheda di valutazione degli eventi porta ad incanalare i finanziamenti verso quelli che hanno una valenza
a livello nazionale o internazionale, perché l'evento non è solo intrattenimento, ma diviene un progetto di comunicazione attraverso il quale un comune pubblicizza la propria immagine. Una scheda di valutazione sì. elaborata con professionisti del settore che tenga in, in diciamo in, che metta in correlazione le presenze, quelle oggettive, e la copertura mediatica che sviluppa e una serie di altri fattori può portare ad un indirizzo strategico verso le decisioni da prendere in fatto di eventi. E pensate anche di sviluppare un'applicazione nella quale gli esercenti potrebbero poi inserire tutti esattamente, i vari eventi e iniziative. Poi il discorso dell'intrattenimento molto spesso viene fatto dalle attività, a patto che siano anche lasciate, diciamo, un pochino più libere dalla burocrazia e capaci di portare avanti un servizio di intrattenimento. Questa idea dell'app parte dalla volontà di dare visibilità ai programmi che sono stati fatti, ad esempio per il Bastione San Gallo o per la Rocca Malatestiana, un ottimo lavoro di programmazione che spesso però anche i fanesi faticano a seguire. Quindi per valorizzare un sistema con un'app molto pratico che includa i macro eventi del comune insieme alla programmazione di queste associazioni e, perché no, proprio in un discorso di rivalutazione dei centri storici, anche quello di dare la possibilità alle attività commerciali tramite una piattaforma di back office di inserire la loro programmazione. Per agevolare insomma fanesi e turisti, ma quindi nel vostro programma rientra anche un tavolo permanente con gli operatori turistici? Fondamentale innanzitutto con un continuo confronto con quelli che sono gli operatori turistici, perché sono poi quelli che giornalmente si trovano di fronte il pubblico, quindi di quelli che sono gli eventi e i turisti che visitano il nostro territorio. Sarà sicuramente molto importante programmare e promuovere il territorio tutto l'anno, proprio come dicevamo prima. Adesso ci siamo lasciati alle spalle due weekend molto importanti, quello di Pasqua e quello del 25 aprile, che non sono stati caratterizzati da eventi. In passato invece questi weekend erano quelli in cui, che aprivano proprio la stagione estiva, cioè si iniziava da eventi come il Super Quadrone, dico uno come altri, collegati soprattutto al mondo dello sport, che ci permettevano innanzitutto di riempire quelle che sono le attività ricettive e allo stesso tempo di promuovere la stagione estiva che è alle porte, cosa che non è stata fatta quest'anno. Abbiamo visto solamente la stampa del programma, che ancora non è comunque arrivato, diciamo, a quello che è il grande pubblico che può avere poi piacere di visitare il nostro territorio d'estate, e quindi deve essere sarà molto importante avere una continua programmazione anno per anno. Quindi ovviamente, come diceva anche poco fa Filippo, sarà importante anche avere una visione di lungo periodo, non solo evento per evento, perché così noi riusciamo comunque a riprenderci quel posto che meritiamo a livello anche regionale. E siete contrari anche alla tassa di soggiorno, perlomeno se questo non fosse possibile, di investire queste risorse sempre sul turismo? Sicuramente le risorse vanno reinvestite sul turismo, un po' anche perché, ecco, i fondi, come diceva poco fa anche l'assessore, sono pochi, quindi è importante che il turismo riceva quello che comunque sia è un contributo aggiuntivo, anche perché vediamo in questo periodo proprio che il lungomare, sia quello della Sassonia che del Lito, comunque non sono stati ancora riqualificati, quindi siamo già a maggio e abbiamo un ponte provvisorio all'Arzilla, che quindi ci sono le attività che tra virgolette hanno aperto pochi giorni fa, le settimane scorse, e sono collegate sì e no con il Lido. Abbiamo visto tutte le problematiche che ci sono state in questi mesi. Comunque abbiamo assistito anche la scorsa stagione estiva a due lungomari, quindi quello della Sassonia, quello del Lido, ma anche quello di Torrette, vorrei aggiungere, che sono comunque lasciati un po' allo sbando. Quindi sarà sicuramente importante puntare innanzitutto sulla riqualificazione di quello che è il territorio e così promuovere anche tutto completamente quelle che saranno le proposte poi degli eventi che metteremo in campo. Marchegiani, bene o male qualche punto prima già lo ha annunciato, però uno importante, che pensate di candidare Fano a capitale italiana della cultura? Beh, questo è un pensiero che insomma è un po' ambizioso. Ci siamo fermati perché abbiamo visto l'aria che tirava, il fallimento di Recanati, di Macerata, di Urbino, perché per fare questo bisogna avere quei prerequisiti sistemati e quindi serve ancora un po' di lavoro. Ma io volevo tornare un attimo su una questione che mi sta a cuore. Questa sì. È l'unica città delle Marche che ha tre punti di informazione turistici oltre a quello regionale in piazza. Quindi lo IAT in piazza, che fa lamentare qualcuno perché non lavora il sabato e domenica, è un tema regionale e di contratto con i lavoratori. Noi paghiamo per esempio le aperture serali di quello IAT. Abbiamo dato l'ufficio, che prima era un ufficio dell'urbanismo,
umanistica in piena visibilità in piazza perché questo potesse avvenire. Ma abbiamo aperto uno IAT che funziona molto bene alla congiunzione del Lido con il Porto, era un manufatto che ci è stato regalato dalla Capitaneria, l'abbiamo sistemato, funziona molto bene. Abbiamo ospitato gli albergatori per il contatto continuo, quotidiano appunto con le associazioni nella nostra sede del turismo, con un mutuo scambio di favori, nel senso di favori legittimi, di service sostanzialmente, però stiamo lì quotidianamente. E poi c'è anche lo IAD di Torrette che lavora e hanno lavorato, adesso questo qua del Porto era aperto per Pasqua, molto. Quindi da questo punto di vista ce lo riconoscono anche le associazioni di categorie, a livello di informazione e anche di promozione, perché dico il Vademecum che è tascabile, che viene stampato in 10.000 copie, che viene adesso ristampato a giugno perché poi si aggiungono manifestazioni, quelle dei privati che ce le segnalano magari non subito, quest'anno siamo partiti un po' prima perché ci sono proprio le elezioni amministrative, abbiamo fatto un'anteprima, una prima stampa, adesso ne faremo un'altra. Poi c'è il sito, tenete conto che prima i siti del comune di Fano erano archeologici veramente, era la città di Vitruvio ma in senso non c'era cura, non c'era una pagina social, Visit Fano ha fatto 7 milioni di contatti. Anche se credo che il sito il centrodestra lo voglio aggiornare, mi Risola. Per carità, sì. Io penso che comunque questa cosa della capitale della cultura potrebbe essere anche un boomerang se non si è preparati, anzi potrebbe essere un'occasione per fare figuracce, ci sono cose da migliorare, come dicevamo ci sono i punti di informazione che spesso sono chiusi e magari potrei suggerire di piazza, per ampliare, vabbè comunque indipendentemente da quello che la regione o meno il comune dovrebbe farsi portavoce o comunque cercare di fare il possibile per ampliare gli orari, magari facendo un'alternanza scuola-lavoro con chi studia appunto nel settore turistico, i modi sono tanti. Ma un altro punto che di solito si tende sempre a sviare in campagna elettorale perché comunque si deve cercare consenso, proprio per questo, la situazione con gli alberghi, perché vendiamo il carnevale, gli eventi estivi, vendiamo e riempiono gli alberghi a Pesaro, a Rimini, a Cattolica, fuori e Fano c'è sempre il problema alberghi. Cosa ne pensate? Anche qui una battuta a testa e poi torniamo in collegamento perché ce l'abbiamo pronto. Ma io dico questo, gli alberghi di Fano sono pochi, si stanno dando da fare perché non bisogna mettere la croce sempre sugli albergatori, perché adesso anche con l'ultimo finanziamento regionale si sono messi tutti in lista, si hanno da fare con mutui anche impegnativi. Abbiamo 3.500 posti letto quando siamo pieno attività, ricordo che 12 alberghi sono passati sotto Mondolfo dopo il referendum. E abbiamo circa 1.300 posti letto quando invece siamo in bassa stagione, quindi non è che non c'è capienza, diciamo, però è anche vero che è un settore che ha dei punti interrogativi in quelle strutture chiuse da troppo tempo, su cui una pianificazione urbanistica che c'è stata anche nella precedente amministrazione e che ha dato degli incentivi non è sufficiente. Non è sufficiente perché bisogna immaginare una serie di destinazioni integrate laddove non è più possibile fare albergo. Teniamo conto che oggi il turista è cambiato, il turista è più infedele, il turista vuole forme alternative di alloggio, sempre quelle esperienziali, ci potrebbero essere interi settori urbani che possono diventare delle case albergo. Io ritengo che bisogna insistere sul tema della ricettività, non incentivare il cambio di destinazione d'uso un po' parassitario, quindi appartamentini, robe che abbiamo visto, un modello un po' fallimentare ormai soprattutto nella zona sud, perché ci sono delle aree del comune di Fano meravigliose come appunto quelle dove noi ci stiamo per collegare. Borioni. Sono d'accordo sul diciamo non incentivare il cambio di destinazione, anzi fermarlo perché porta a una diminuzione. In più, ritorna il discorso del piano strategico, un piano strategico attira una direzione guidata di un comune, attira a sé anche investimenti di riqualificazione delle strutture ricettive. Un lavoro di network va nello sviluppo di aumentare non solo diciamo nella città di Fano, di considerare non solo i posti letto una città di Fano, ma quelli di considerare il parco che c'è diciamo nell'interno della destinazione. In più, proprio perché la capacità ricettiva non è così ampia, ben ritorna il discorso fatto sulle nicchie di mercato. Quello che dobbiamo fare è estendere il periodo di attività degli alberghi. Poi la ricettività è cambiata, non c'è più la settimana continua nella stessa località, ma è un viaggiatore di tipo itinerante che si sposta, e noi dobbiamo essere bravi ad incanalare quel flusso e anzi a gestire gli itinerari turistici del nuovo viaggiatore. Marianna? Ma sicuramente sarà importante incentivare quelli che sono già gli albergatori che abbiamo nel nostro territorio.
Oltre a questo, siccome credo che i turisti che comunque arrivano non è che hanno bisogno di fermarsi esclusivamente nel nostro territorio, ma se noi, nella nostra città, ma se noi promuoviamo un intero territorio, può essere presa comunque Fano proprio come capofila e da lì muoversi e spostarsi. Sicuramente è molto importante cosa? Quello che dicevo prima, promuovere tutto l'anno gli eventi, in modo tale che anche gli albergatori, anche chi possiede delle attività ricettive, possano ampliare la loro offerta e non averla solamente in alcune settimane centrali del mese di agosto oppure in una settimana in cui abbiamo un particolare evento che riempie tutti gli alberghi. Ma se noi riusciamo ad ampliare la nostra offerta e a promuoverla anche fuori, questo qui sicuramente darà una grande risposta anche ai proprietari delle strutture ricettive. Dovremmo avere, dicevo, il collegamento pronto, vediamo se ce l'abbiamo. Eccoci qua, Lino, abbiamo parlato adesso di strutture ricettive e dei vari punti dei loro programmi. Siamo curiosi di sentire anche qualche novità del Movimento 5 Stelle, quindi ciò che loro propongono ai fanesi. Sì, c'è diversi punti, no, nel vostro programma, anche innovativi che hanno degli spunti assolutamente inediti per la città di Fano. Sì, allora per quanto riguarda il turismo, innanzitutto noi vogliamo recuperare in capo l'assessorato alla cultura e al turismo quel ruolo di regia e coordinamento che secondo noi negli ultimi tempi è mancato, in modo da predisporre una programmazione degli eventi adeguata e che sia estesa sia in senso spaziale, coinvolgendo ovviamente anche le frazioni quindi di Fano Sud dove ci troviamo, a Torrette, e anche nel tempo, da gennaio a dicembre. Per fare questo ovviamente occorre una destagionalizzazione che potrebbe essere favorita per esempio dall'incentivazione del turismo scolastico, un qualcosa che si può fare in maniera abbastanza semplice a breve termine, ma non è mai stata fatta. A lungo termine, dopo la realizzazione di adeguate infrastrutture, si può anche promuovere il turismo sportivo, il turismo convegnistico. Per quanto riguarda gli eventi, vogliamo concentrare le risorse e l'impegno organizzativo del Comune su due grandi eventi, in particolare il Carnevale, ovviamente la manifestazione più antica e radicata nella tradizione di Fano, che vogliamo proporre per il patrocinio dell'UNESCO, perché se lo merita, un carnevale che vogliamo convertire nella sua organizzazione in senso imprenditoriale, vogliamo creare una scuola di maestri carristi che possa essere utilizzata anche per fare attività laboratoriali, per bambini, adulti, che vengano con i loro genitori, il cosiddetto turismo esperienziale. L'altra grande manifestazione ovviamente è la Fano di Vitruvio, che partendo dal nucleo estivo della Fano dei Cesari, in collaborazione col Centro Studi Vitruviani, valorizzi i nostri monumenti tutto l'anno e quindi anche in questo senso c'è una destagionalizzazione. Per quanto riguarda la promozione, vogliamo integrare ovviamente tutte le ricchezze storiche, culturali, archeologiche di Fano con le nostre diciamo originalità, peculiarità enogastronomiche, i nostri valori paesaggistici. Vogliamo utilizzare le tecnologie della realtà aumentata, per esempio per ricreare un ologramma dell'Esippo, poi magari ne parleremo. In questo modo si incentiverebbero anche start-up per i giovani. Vogliamo creare anche un'area per concerti e grandi eventi al campo d'aviazione, sull'esempio del campo volo di Reggio Emilia. Insomma, abbiamo tante idee, ovviamente è un programma molto articolato, invito i cittadini a consultarlo sul sito www.martaruggeri.it. Anche i giovani avrebbero bisogno di spunti e di momenti di aggregazione. Sì, assolutamente. Purtroppo negli ultimi anni sono stati chiusi tutti i centri di aggregazione che sì, magari erano stati superati nella loro impostazione, ma potevano sicuramente essere rivisti come contenitori gratuiti, per esempio per le associazioni giovanili, per tenere le proprie riunioni, per svolgere le proprie attività, contenitori appunto autogestiti o cogestiti dai giovani, in cui svolgere magari dei dibattiti anche intergenerazionali, dei contenitori che appunto si può riempire con quello che i giovani sentono più vicino a loro in questo momento, anche per restituire diciamo un protagonismo direi politico a una fascia giovanile che negli ultimi tempi insomma non è stata adeguatamente valorizzata dalle politiche comunali. Ecco, grazie Tommaso. Lino, se riusciamo nel prossimo collegamento ci farebbe piacere sentire anche qualche voce appunto dei residenti. Non so se è già terminata la riunione, ma suppongo di no.
No, no, anzi sta avendo in questo momento questo interscambio tra proprio i candidati e i residenti che sono arrivati adesso di proposte e di appunto stimoli e spunti, quindi adesso cercherò di tirare al mio microfono proprio uno dei presenti qui nella sala. Grazie Lina, allora ci ricolleghiamo fra poco. Su quali monumenti interverreste, Borioni? Ma innanzitutto vorrei far presente di come... Ah sì, vuole precisare, voleva fare una piccola precisazione. Ero andato già con il nuovo argomento, però sì, era in termini di ricettività e di turismo. Sì, importante parte del nostro programma segue appunto quello che è stato il bando di riqualificazione delle strutture ricettive per gli alberghi in tema di accessibilità. È seguito la proposta portata avanti da Osi Confartigianato Marche sulla riqualificazione anche per gli stabilimenti balneari, perché l'accessibilità, oltre ad essere una misura di giustizia, vale il 17% del mercato europeo, quindi parliamo di una nicchia neanche troppo, parliamo di 350 miliardi di fatturato in questo segmento, e quindi è una misura che il Comune, secondo me, in un piano, una visione di un piano strategico deve prendere assolutamente. Non da meno il fatto di portare alla città un qualcosa che riguardi sia l'investimento turistico ma anche il sociale vale doppio. Bibione, ad esempio, ha effettuato una programmazione strategica sul turismo accessibile che stima in 5 anni l'aumento del 10% sulle presenze, quindi parliamo di 1 milione di presenze in più. Quindi questa era una cosa importante che volevo far notare in tema di ricettività, di allungamento del periodo della stagione e di sensibilità verso il prossimo. Certo. Passiamo all'argomento successivo, non c'eravamo appunto questi monumenti. Monumenti da riqualificare, penso, molto è stato Bastione fatto, San Gallo, su questo colgo l'occasione perché molto è stato fatto da questa amministrazione in termini di riqualificazione degli arredi. Vi chiedo di essere brevi tutti e tre in queste risposte. Dei monumenti, Bastione San Gallo e Rocca Malatestiana sono due ottimi esempi di come cultura ed intrattenimento vadano di pari passo. Perché la cultura non è solo quella che insegna, ma è anche quella che intrattiene. Da qui la necessità di portare avanti questa forma, anzi di svilupparla ad altre. Sicuramente la chiesa di San Francesco avrebbe bisogno dei lavori, certo magari non, come diceva Paolini, di ricoprirla con un tendone di plastica, però insomma ottenere sempre questo progetto che porti avanti cultura ed intrattenimento. Sicuramente il discorso dell'apertura di un museo alla Filanda dell'Isipo potrebbe essere un'ottima iniziativa dal punto di vista strategico per il turismo, e non da meno, anche se ci rendiamo conto che sia un progetto ambizioso ma sul quale noi diciamo continueremo a portare l'attenzione, quello del waterfront o diciamo di tutto il sistema dei lungomari di Sassonia e Arzilla, di Sassonia, Lido e Arzilla. Abbiamo necessità assoluta di riportare al nuovo queste strutture. Magrini, fra l'altro anche il Museo Civico per voi è un altro incompiuto insomma di questa amministrazione. Sicuramente il Museo Civico, la Biblioteca ma anche la Chiesa di San Francesco hanno sicuramente bisogno di ricevere degli interventi. Sarà importante comunque programmare anche questo tipo di interventi, perché sarà necessario comunque intercettare dei fondi, perché ovviamente non sarà poi così semplice riqualificare tutto il territorio. Un'altra cosa fondamentale dal nostro punto di vista è comunque riqualificare il centro storico, perché a parte ovviamente il Pincio via Garibaldi che vediamo sotto gli occhi di tutti, che hanno avuto degli importanti investimenti, però l'intero centro storico comunque necessita sicuramente di interventi importanti, quindi il centro storico e, ripeto, come ho detto anche poco fa, tutto il lungomare, perché non possiamo sicuramente lasciarlo nel degrado in cui è attualmente, quindi anche la passeggiata dell'Isippo che ci aspetta, diciamo, la stagione estiva è alle porte e siamo purtroppo in una situazione di degrado. Marchegiani. Sì, io vorrei dire che innanzitutto c'è un obiettivo strategico al nostro programma, poi vengo ai monumenti, che è un nuovo palazzetto dello sport e dei congressi per 4.000 posti, che noi abbiamo individuato già nell'area comunale di Caruccia, di proprietà pubblica, che ci consentirebbe, questo sì, davvero di destagionalizzare, perché al collega di 5 Stelle dico che condivido i suoi intenti. Poi per portare i viaggi di istruzione a Fano senza il museo completo e allargato, senza il museo di Vitruvio che vogliamo fare e senza attrattori forti è difficile, o senza per esempio la riapertura dell'acquario scientifico che adesso si sta concretizzando, perché alcune cose si stanno mettendo molto bene anche per il laboratorio di biologia marina. Sui monumenti, noi volevamo ampliare il museo in Palazzo De Cuppis, la Pinacoteca, il progetto nostro era questo. Abbiamo dovuto intervenire con circa 400.000 euro nei tetti perché pioveva da tutte le parti. Abbiamo risanato la Sala del Trono, cambiando anche l'illuminazione,
Abbiamo creato una sala straordinariamente importante, perché priva già di barriere architettoniche, la sala Morganti, con accesso anche indipendente su via Montevecchio, dove facciamo le mostre temporanee che ci collegano al mondo e che fa parte. Abbiamo rifatto completamente il museo archeologico, ma per che ci veniva chiuso. Progetti, chiaramente San Pietro in Valle, che non ho sentito qui, è una chiesa straordinaria che abbiamo utilizzato nonostante i lavori siano in corso, ma adesso l'abbiamo richiusa perché bisogna restaurare ancora altre parti, per mostre d'arte contemporanea che hanno avuto uno straordinario successo. Abbiamo rifatto completamente la saletta Anolfi, che con la chiesa funziona. Questa San Galgano Fanese, la chiesa senza tetto di San Francesco, ha bisogno assolutamente, urgentemente di interventi. Siamo in elenco con l'8 per 1000, con tutte quelle cose lì, non funziona, ci vogliono ingenti capitali per bloccare il degrado delle strutture in una sistemazione che ne mantenga il fascino di cielo aperto, ma che protegga le testate dei muri. Poi c'è il tema del Teatro Romano. Una buona notizia vorrei darla, che agli inizi di aprile noi abbiamo firmato una transazione con la Filanda, il giudice ha sospeso l'asta che poteva far finire la struttura ai privati, quindi questa notizia mi pare fresca, e quindi siamo nelle condizioni a luglio di poter procedere, se le cose vanno tutte come speriamo dopo 5 anni di lavoro, di accedere all'acquisto del bene, bene che sarà quantificato come prezzo dall'Agenzia del Demanio di Ancona, rispetto a una stima nostra che metteremo lì, però è lo Stato che definisce il bene, e il privato si è già impegnato a mantenere la promessa di vendita al Comune anche se la stima fosse inferiore. Quindi direi una buona notizia per mettere le mani su un capitale straordinario archeologico, costruire sul costruito, risanare un pezzo di centro storico importante. È un pezzo insomma di storia della città di Fano. Esatto, per Stefano, fare quello che vogliamo. Un suo parere o una domanda per gli ospiti? Sì, una domanda. Vorrei chiedere, visto che si parla appunto, stiamo parlando di turismo e anche di riqualificazione, no? Di monumenti importanti come può essere stato il Bastione piuttosto che la Rocca, come mai non si è mai pensato, piuttosto che darlo in gestione a delle associazioni vicine all'elettorato, comunque alla parte politica, non si è mai pensato di sfruttare, tra virgolette, associazioni storico-culturali come può essere la Pandolfaccio, la Julian Falestris, per poterle gestire, che potrebbe avere la doppia valenza per loro di magazzino, diciamo, no? Di allestimento di vari campamenti, no? Le loro cose, e che comunque potrebbe anche fungere da attrattiva, no? Per il turista e vedere quello che è la loro realtà e poter godere al massimo dei monumenti restaurati. Dunque, noi con i lavori alla Rocca l'abbiamo portata da 99 posti a 800, il più grande contenitore della regione, se si eccetto lo sferisterio di Macerata. Vi chiedo di essere brevissimi perché abbiamo 10 minuti di diretta. Però abbiamo fatto un appalto, una gara, sia per il Bastione che per il Bastione, sia per la Rocca che per il Bastione. Sì. E quindi nelle gare pubbliche c'è un criterio, la qualità del progetto, poi ci sono degli obblighi da mantenere, c'è la vigilanza del comune, tutti potevano partecipare, ma queste associazioni possono collaborare con chi ha vinto la gara per farci iniziative, anzi si sollecita e si auspica sempre la collaborazione di queste associazioni che sono ricchissime per Fano e che possono, tra l'altro già fanno delle manifestazioni dentro, la Pandolfaccia si è spostata alla Rocca per esempio in un tentativo un po' sperimentale non benedetto dal tempo l'anno scorso, piovuto, però per esempio stanno rivedendo il programma in modo da venire in centro storico, usare il contesto malatestiano, però fare il palio in un'altra situazione che stanno curando meglio, quindi le collaborazioni ci sono e il comune fa di tutto per incentivarle. Quindi continuerà il vostro appoggio anche in tal senso. Assolutamente. Borioni. Scusi? Sì, parlavamo adesso di questa possibilità di continuare le collaborazioni con le varie associazioni locali, ad esempio, penso dicevamo, che faceva l'esempio Mirisola. Pensavo, ecco, esatto, che l'argomento fosse concluso, perché in realtà la risposta era esauriente, cioè sono state fatte delle operazioni di bando sulla gestione ed è stato portato avanti un discorso, secondo me, molto valido dal punto di vista dell'intrattenimento e soprattutto della vivibilità degli spazi. Cioè viene dato quello che viene dato nelle piazze tramite l'apporto di tavolini o di servizi. Un luogo è bello, ma è ancora di più se lo è vivibile, diciamo. E se lo rendono vivo magari le associazioni del nostro territorio, quello sicuramente. Marianna? Sicuramente sarà fondamentale proprio anche il coinvolgimento proprio delle associazioni, perché sono quelle che forse in questi anni si sono date più da fare e quindi hanno proprio bisogno di avere delle risposte dall'amministrazione, cosa che forse in questi anni hanno avuto veramente poco, e quindi sarà importante coinvolgerle e non guardare solamente, come diceva poco fa anche il collega Stefano Mirisola, a persone, a un elettorato comunque vicino a quella che è l'amministrazione, ma bisognerà comunque sempre ascoltare tutti quanti, soprattutto quelle che sono le associazioni che si caratterizzano proprio per la promozione degli eventi che curano
sia nei quartieri ma anche comunque in centro storico. 20 secondi a testa, continuerete a dare sostegno al Teatro della Fortuna, Ente Carnevalesca, Neonato Centro Studi Malattie Stiani, insomma tutto ciò che riguarda la cultura, continuare a sostenere queste realtà? Sono sicuramente delle associazioni importanti, è stato fatto un lavoro dal Teatro della Fortuna, vediamo che gli abbonamenti sono quasi del tutto esauriti, quindi in realtà anche se questo va a scapito un pochettino del turnover delle persone e dell'acquidità, dimostra una certa programmazione. Trovo molto interessante il lavoro che è stato fatto con quelle che sono le sperimentazioni, le nicchie, come ad esempio Umanesimo Rinascimentale, che dà un evento di cui parlavamo prima, dei giovani, che forse alla città di Fano manca. Ottimo il lavoro delle associazioni, certo è che vanno affiancate, secondo me, con degli strumenti che possono provenire anche da mondi professionali e da esperti nel settore che aiutino ed indirizzino la programmazione. Marianna? Ma sicuramente il sostegno da parte nostra lo avranno sicuramente. Sarà importante ad esempio per il teatro, secondo noi quello che comunque pensiamo è quello di promuoverlo un po' tutto l'anno anche il teatro, perché ha bisogno comunque di una programmazione anche estiva per essere comunque rilanciato e richiamare non solo il solito target, diciamo che quello che comunque sia in questi anni si è fatto molto sentire, ma essere rilanciato anche fuori, anche coinvolgendo i ragazzi e le persone, diciamo che solitamente forse non pensano proprio al teatro come una parte vivibile della nostra città. Ecco Marchegiani, sicuramente anche da parte vostra sostegno continuerà. Sì, diceva prima addirittura di aumentare il contributo ad esempio, sì, per la cultura, comunque il Teatro della Fortuna è una partecipata del Comune a oggi, è una fondazione, non è un'associazione e quindi gode di finanziamenti ingenti dal Comune di Fano. È quasi aperto tutto l'anno, direi, perché questo è l'obiettivo, anche perché la sua posizione in piazza d'estate ci consente di utilizzarlo come appoggio a servizi per i festival, ma quest'estate è stato aperto anche con una sperimentazione con Work in Progress, per esempio. È un teatro che ha bisogno comunque appunto di finanziamenti e anche di cure, ma anche le altre associazioni collaborano con noi e quindi Fano ha avuto un appoggio sostanzialmente costante dal Comune. Cosa deve succedere? Le associazioni crescono in qualità, in questi anni sono cresciute in qualità di proposta, stanno facendo ricerca storica come quelle che si sono citate, il Centro Studi Malattie Stiani è stato voluto fortemente da noi per fare il paio con quello vitruviano, per raccontare questo secolo malattie stiano assai poco noto, i codici straordinari che ci fanno rendere famosi nel mondo, se conosciuti, e ci darà grandi soddisfazioni. Sta lavorando molto bene, costa molto poco, sono quelle cose che si possono fare grazie all'aiuto di grandi studiosi. E quindi è chiaro che se noi abbiamo fatto partire una serie di cose che vanno nell'indirizzo di cose che sento qui stasera, hanno bisogno di tempo anche per consolidarsi. Ministro, lei è d'accordo con quanto è stato detto? Sì. È d'accordo. Allora torniamo in collegamento con Lino Balestra perché cerchiamo di capire se è riuscito a recuperare, ecco qua, qualche residente. Lino, a te la linea. Sì Simona, allora ho vicino a me un residente che qui come tutti, oltre che per ascoltare, anche per proporre, dicevamo che era proprio un interscambio di idee. Allora, chiedo subito, visto che in studio si stava facendo questa considerazione, che insomma le zone un po' periferiche si sentono un po' emarginate, insomma, è il vostro caso, vi sentite questa cosa? È il nostro caso perché basta fare un semplice giro in tutti i periodi dell'anno qua nella nostra zona per vedere che comunque è una parte veramente, non dico abbandonata, ma sicuramente tenuta molto poco in considerazione da Fano, insomma, da quella che è l'amministrazione fanese. Sono tante le problematiche che stiamo trattando anche stasera, si sta parlando di fognature, si sta parlando di viabilità, ma sono tantissime veramente le problematiche che sono venute fuori. Però parlando di turismo si è affrontato anche questo discorso, perché qui da noi effettivamente di attività ce ne sono che vivono per quello, ma più di un mese all'anno o due, quelli che sono i periodi della stagione balneare, non si riesce a lavorare oltre. Anche lo stesso carnevale sfiora quasi per nulla questa zona. Per assurdo, anche visto che parliamo della zona sud Metauro, anche la festa alla Pineta, ad esempio, che ha preso piede fortunatamente per l'impegno di tante persone e stava ridando vita anche a questa parte, insomma, chiamiamola sud di Fano, è stata riportata in centro lasciandoci con un palmo di naso. Non è bello per chi lavora qua giù, per chi risiede qua giù, anche perché voglio dire, no, si hanno dei valori sia affettivi che patrimoniali che sarebbe bene
insomma, difendere, così come bene difendere tutti quelli delle altre zone di Fano. Io non sono nato qua, ma campo qua da 25 anni, basico da Tombazza fino a Ponte Sasso, le conosco benissimo tutte le zone, e purtroppo non posso negare che, salvo qualche sporadico e doveroso intervento che è stato fatto, e veramente ho visto questa zona andare giù. Andare giù, adesso degrado è una parola grossa, però andare veramente giù, e questa è una cosa veramente triste. Ecco, che cosa mancherebbe da far subito, secondo lei? Sicuramente un po' di partecipazione in più, farsi vedere non solamente quando è il momento di prendere qualche voto, ma anche quando poi i voti non servono, perché si ha già ognuno nella sua postazione, ma le problematiche sono rimaste tali. Tutto l'impegno che si promette poi in queste visite, quella di stasera, ma anche le altre che si susseguiranno, poi ho visto che a fatica negli anni ha poi avuto corso, è stato dato seguito a queste cose, per cui sarebbe bello intanto vederli più spesso e venire a interessarsi di quelle che sono le problematiche quartiere per quartiere, perché poi sul Metauro sono tante particolarità. E poi, ripeto, noi ancora abbiamo fognature, lasciamo perdere, dobbiamo far venire i camion a ritirarceli, quindi non credo che in centro abbiano questo tipo di problemi, fortunati loro, ci mancherebbe altro. La viabilità qua da noi c'è una croce ogni 500 metri purtroppo, quindi anche meno di 500 metri, quindi non ci sono parcheggi, cioè, i motorini o in biciclette sono sempre, si vedono sfrecciare macchine ad alte velocità, quindi insomma lì non si sentono un po' abbandonati da questa amministrazione. Ci sono, anche per questo turista. Sì. Cioè, da questa amministrazione qualcosina ha fatto, certo, è inutile negare che qualcosina è stato fatto, ma basta fare, veramente invito tutti a fare un giro sud del Ponte Metauro, dare un'occhiata in giro e vedere se comprerebbero mai casa in questo posto. Marchegiani, ecco, vuole rispondere? Così Lino, rimani anche pure, come giustamente diceva, rimani, esatto, pure in collegamento, faccio un attimo, sì, replicare, sì, sì, gli ospiti in studio. Sicuramente Ponte Sasso sono dei territori straordinari per dimensioni, anche per potenzialità, che hanno bisogno di tante cure. Quello delle fognature è un tema lungo, annoso, che sentiamo dire, e hanno ragione i residenti da tanti anni, sono dei quartieri in emergenza, con lavori che preventivati sono molto consistenti. Noi dove siamo intervenuti? È vero, siamo intervenuti sulle emergenze di altro tipo, io parlo più del settore mio adesso, poi il collega dei lavori pubblici, abbiamo seguito alcune situazioni, il tema per esempio del consolidamento, il tema di Rio Crinaccio, che era un tema di grande emergenza che non basta sicuramente, ma ha impegnato risorse ingentissime, il tema anche del consolidamento della passeggiata, abbiamo fatto 100 metri ma se ne vedono pochissimi perché questo muro sta a 2,50 m sotto che consolida la passeggiata, non basta, si va avanti, si è attivato un po' il lavoro sui fondamentali. Io devo dire, e devo fare un complimento però anche a loro, perché Torrette per esempio ha un lungomare molto ordinato, molto qualificato, isole ecologiche di ogni bagnini, quindi mi pare che l'arrivo a Torrette sia molto decoroso. Per me, dal punto di vista mio, il tema più consistente è via Ammiraglio Cappellini, e quindi cercare di trovare marciapiedi e quella situazione di percorribilità migliore da parte del pedone che ancora difetta. Sono lavori molto consistenti, sono lavori che coinvolgono la Interverrete comunque. Noi ce l'abbiamo in programma, sì, perché noi siamo intervenuti su un'area vastissima, cioè abbiamo 450 km di strade, una città lunghissima. Però è vero, e non lo dico perché siamo in campagna elettorale, lo diciamo da sempre, che lì meritano attenzione, perché dal mio punto di vista sono le aree a maggiore vocazione di sviluppo, sono situazioni meravigliose da concretizzare. Però devo dire che questa nostra amministrazione ha dato dei segnali con grandi investimenti, togliendo le emergenze più forti. Borioni, per lei? Il discorso sulle periferie è stato sviluppato all'interno della nostra lista, noi abbiamo dei rappresentanti che hanno operato in diverse associazioni sia per quanto riguarda Torrette che per quanto riguarda Ponte Sasso. Sul discorso delle infrastrutture, diciamo, è stato affrontato, quello che a noi preme in questa sede è il discorso che parte dallo sviluppo del turismo, e il lavoro di network che noi proponiamo è proprio orientato a considerare il territorio non come centro città ma come estensione, che quindi si allunghi anche verso
ovviamente Torrette e Ponte Sasso. Il discorso che portavamo avanti, ad esempio, sull'app che, di cui parlavo prima, vale sì per le attività del centro, ma vale anche per valorizzare quella che è la promozione e le attività che vengono svolte nelle periferie. Insomma, le zone, esatto, le periferie, perché molto spesso faticano ad emergere. Sicuramente un migliore collegamento dal punto di vista degli autobus potrebbe facilitare anche questo tipo di rapporto. Ecco, Marianna, secondo lei è stata un po' abbandonata? Si poteva fare di più, fare di più questa, eventualmente? Scusate se interrompo, questa... Prego. Questa effettivamente è un'altra problematica, quella del trasporto effettivamente che sarebbe da affrontare da rivedere anche in maniera seria. Io ho sentito delle belle parole e vorrei crederci. È vero che il nostro territorio è bello, grazie soprattutto anche all'intervento della popolazione, dei nostri cittadini, è stato tenuto in un certo modo. Sarebbe bene creare occasioni per valorizzarlo. Ci sono molte problematiche, vedi anche le vasche di Colmata che ancora Torrette, dopo tante promesse già dai tempi di Aguzzi, si parlava che era un parcheggio temporaneo, stiamo parlando ormai di anni che abbiamo vasche di Colmata, e portare gente in vacanza qui da noi quando a 400 metri hanno dei fanghi che vengono dal porto, capirete tutti che insomma se possono vanno altrove. Quindi io veramente, ma a nome, potrebbe, ognuno qua dietro a me potrebbe dire le stesse cose, e voglio sperare che alle parole si dia veramente un seguito. Ecco, Marianna, può rispondere sì. Lei. Quello che volevo dire è che, così come Torrette, ma come altri quartieri con cui abbiamo avuto modo di confrontarci in questo periodo, hanno sentito molto la mancanza di questa amministrazione. Cioè, ci si è interessati forse ad alcuni quartieri ed altri sono lasciati completamente da soli, e quindi questo è quello che ci amareggia un po' di più. Anche perché, se parliamo di un'amministrazione partecipata, come chiedeva prima anche il signor Meletti, è giusto che l'amministrazione non si faccia vedere solamente in prossimità delle elezioni oppure nel caso ci sia un'emergenza da risolvere. Quindi questa sarà sicuramente una priorità nostra, quindi anche, voglio dire, stasera le parole probabilmente sono da parte di tutti, ma voglio dire, c'è chi è stato 5 anni qua che probabilmente questa mancanza non l'ha affrontata, perché è un problema che viene fuori in parecchi quartieri questa mancanza. Quindi sarà comunque l'impegno nostro, l'impegno di tutti, quello di confrontarci anche non solo il primo anno di insediamento, ma anche dopo con quelli che sono i quartieri, le periferie soprattutto, per dargli comunque delle risposte, perché effettivamente, come diceva adesso, se i quartieri e le periferie soprattutto fino adesso hanno avuto un loro decoro, sono comunque state presentate in maniera decorosa anche a chi le è andata a visitare, e soprattutto per merito di quei cittadini, quindi meritano sicuramente un ascolto particolare quei quartieri che fino adesso sono stati un po' lasciati a se stessi. Ecco Lino, guarda, siccome siamo in chiusura, io vorrei ringraziare intanto il tuo ospite e chiederei un attimo una battuta agli ospiti invece in studio sull'ISIPO. Ci ricolleghiamo di nuovo, il ministro Bonisoli è venuto nelle scorse settimane a Fano. Dove collocare l'ISIPO? Proprio perché bisogna lavorare già da adesso per vedere insomma una collocazione. Sono d'accordo, è proprio la visione strategica di cui parlavo. Come dicevo prima, il portare avere un così grande evento, diciamo, va strutturato in una maniera positiva, e quindi configurare lo stesso edificio che ospiterà come un gioiello. La proposta dell'ex Filanda mi sembra un discorso molto interessante, a patto che si vada in una direzione di fare ricorso a multimedialità di un canale, e quindi anche nel tipo di intrattenimento si possa ricorrere a delle collaborazioni tra pubblico e privato in maniera tale da, diciamo, patrocinare così questo grande ritorno. Vediamo. E soprattutto dare una redditività a quello che è la struttura. Su questo in Italia siamo molto indietro, all'estero quelli che rappresentano i bar o i ristoranti o gli shop all'interno dei musei sono dei potenti mezzi per sostenere anche economicamente la struttura. Marianna, dove collocare l'ISIPO eventualmente se dovesse ritornare a Fano? Ci auguriamo comunque il suo ritorno, sicuramente sarà importante avere dei tavoli di concertazione anche non solo con il Comune di Fano, ma ad allargarlo anche con la Regione, con il Ministero, perché comunque diciamo, deve essere interesse di tutti riportare l'ISIPO a Fano, da dove è partito, e dargli comunque la giusta collocazione. E sarà importante comunque anche in questo caso renderlo un punto di riferimento per la nostra città, quindi renderlo riconoscibile proprio anche all'estero, e fare in modo che, quindi, mettendo insieme tutte le forze, si riporti in un progetto sicuramente ambizioso
al giusto posto. Marchegiani. Sì, noi abbiamo un luogo che ci distingue da tutti gli altri. La Filanda contiene i resti di un teatro romano, un teatro vitruviano probabilmente, e quindi lì si collega il classicismo romano con quello ellenistico, e l'atleta vincitore può avere lì una cornice insieme a tutto il nuovo antiquarium che andrebbe lì spostato, ideale. Questa è la carta vincente che dobbiamo giocare per distinguerci con i tanti pretendenti alla statua. Vediamo se abbiamo ancora in collegamento qualcuno dei residenti o del Movimento 5 Stelle che vuole fare una battuta velocissima. Lino, se mi senti, sull'Isippo, dove lo collocherebbero loro? Sì, ecco, dove eventualmente lo collochereste? Abbiamo già sentito che l'amministrazione comunale si è già attivata per recuperare l'ex Filanda, potrebbe essere quella una location adatta visto che è presente anche i resti del Teatro Romano. Ma la collocazione della Lisippo non è sufficiente per garantire il rientro, bisogna che l'amministrazione futura ponga in essere altre iniziative. La riqualificazione della ricettività alberghiera, questo è stato un punto su cui anche il ministro Bonisoli, che è venuto pochi giorni fa ad assicurare l'impegno del governo per la restituzione della statua, ha sottolineato in modo molto forte, perché un'opera d'arte di così rilevante importanza necessita, richiamando un flusso turistico si spera consistente, che la città sia pronta ad accogliere. Grazie, e grazie poi la per questo intervento. Prima di passare storico archeologico romano. Prima di passare alle battute finali, visto che parliamo di eventi, Marchegiani, una domanda solo a lei velocissima: il carnevale estivo rientra nella programmazione degli eventi? Allora, c'è una bellissima ipotesi che la carnevalesca ha sottoposto nell'ultima assemblea, di un carnevale particolare che si fa d'estate e si a partire piazza, da quest'anno? A partire da quest'anno, almeno così dicono, adesso vediamo, questo è un momento di passaggio per tutti noi, però c'è una bellissima idea di grande originalità che io non svelo qua stasera. Forse è ancora prematuro parlare di assegnazione di assessorati nel caso in cui vinca il centrosinistra. Se così fosse, teme che Etienne Lucarelli, ex presidente della Proloco, dicevamo prima, e anche candidato per Insieme Meglio, teme che a lui possa essere assegnato questa delega? Non temo eventi. Nulla, le deleghe le assegna il sindaco, io sono abituato a ragionare in questo modo, quindi nessuno è indispensabile, ce l'hanno altri che faranno meglio di me in questa. Io do il mio contributo affinché vinca il centro-sinistra, perché abbiamo un programma che deve dare continuità a quanto abbiamo impostato. Poi uomini e donne ci sono nelle liste, spetta al sindaco, chiaramente un po' di concerto con i partiti, ognuno farà le sue proposte. Ecco Borioni, anche lei è esperto insomma in questo tema del turismo, sì, punta anche lei un ma assessorato. Guardi, secondo me, poi come è stato ribadito anche più volte, ci si candida al Consiglio Comunale e non ad altro. Quello che a noi preme è il nostro programma, fatto di progetti concreti, di idee realizzabili, ed è questo che vogliamo portare avanti. È stato accettato da tutti, è stato firmato da tutti i rappresentanti della nostra lista e anche dal candidato sindaco Massimo Seri. Quindi ecco, a noi interessa che si portino avanti i fatti e i programmi. Ecco Magrini, vista anche la sua esperienza nel settore, la laurea in economia del turismo, nel caso in cui dovesse vincere il centrodestra, che cosa si aspetta? Ma non punta anche lei al Consiglio? Non punto ovviamente al Consiglio Comunale, come penso tutti gli altri candidati. Il programma è molto ambizioso, quindi ci auguriamo di poterlo mettere in atto al più presto, e poi per gli assessorati sicuramente sarà il sindaco, Lucia Tarsi, che deciderà quelli che saranno sicuramente. Ancora non sono usciti i nomi, insomma, ma non sono usciti, non se ne è neanche parlato, diciamo, si è puntati più che altro a creare un programma ambizioso che possa rilanciare Fano e che possa comunque, anche sia dal punto di vista del turismo, permettere a Fano di tornare su quel gradino alto dove era stato per tanti anni, e poi dopo se ne parlerà sicuramente successivamente, una volta che ci sarà l'insediamento. Mirisola, concludiamo con una sua domanda per i nostri ospiti. Ma in tre parole, una cosa semplice e veloce, cosa per il turismo Fano, che bisogno avete? Tre parole, tre aggettivi, quello che volete a testa, semplice e diretto. Chi vuole iniziare? Un piano strategico, guarda, non vorrei ripetermi, ma è lì la base di tutto. Programmazione, promozione e orgoglio fanese, che in questi anni forse è mancato. Marchegiani. Ma quei prerequisiti di cui dicevo, il piano strategico l'abbiamo fatto, lo dico a Filippo che è giovane, c'è un piano strategico fresco che si chiama Orizzonti, eccetera, eccetera. Però voglio dire, se la città di Fano si dota di quelle strutture che ancora mancano, cioè un vero grande museo, il Museo di Vitruvio, la Casa del Carnevale del Jazz, abbiamo un'acropoli straordinaria nel centro storico piena di musei privati e pubblici,
la ristrutturazione e la riqualificazione del lungomare, noi abbiamo veramente molti argomenti, la nostra storia, la nostra qualità, anche l'accoglienza, perché siamo una bellissima città. Queste la tre gente, parole, la gente sta bene a Fano, la gente sta bene, queste sono 30 parole, però voglio dire, il turismo è trasversale, servono tante cose, dall'urbanistica ai lavori pubblici, alle fogne, alle panchine, al verde. Volevo dire che noi siamo intervenuti comunque in tutti i quartieri, quindi come si era prima e come si è oggi è una verifica sempre da fare. I 300.000 euro in più investiti nel verde pubblico stanno dando grandi frutti. Dobbiamo certo, chiudere, se vuole darci queste tre parole. Tre parole sono identità che abbiamo già fatto, identità, perché sappiamo chi siamo e come dobbiamo farci riconoscere. Città di Vitruvio, del Carnevale, delle bambine e dei bambini. E lavorare per mantenere queste promesse. Sono 100 forse le parole in questo caso. Tanto, tre parole. Andiamo un attimo a Torrette, colleghiamoci di nuovo per salutare Lino. E stavo per dire i tuoi ospiti, no, non vedo più nessuno con te, ma immagino che la riunione stia proseguendo. Sì, la riunione sta proseguendo e a proposito di tre parole potremmo parafrasare la canzone Sole, Cuore, Amore, e che forse si possono sposare proprio anche alla città di Fano, e quindi vi restituisco la linea con questo tema così importante per voi. Grazie Lino, grazie per il tuo contributo e collegamento. Salutiamo i nostri ospiti in studio, Filippo Borioni, candidato per la lista Insieme Meglio. Buonasera a sostegno di Massimo Seri, sindaco. Marianna Magrini, candidata per la Lega Fano, che sostiene la candidatura di Lucia Tarsi. Stefano Marcheggiani, candidato nella lista del Partito Democratico, sempre a supporto della candidatura di Seri. E Stefano Mirisola, consigliere comunale indipendente. Grazie ai nostri ospiti, invece ai nostri telespettatori. Ricordo che fra poco, dopo il telegiornale di mezzasera, andrà in onda la partita di pallavolo di Serie A2 della Golden Plus Potenza Picena, che purtroppo ha perso in casa contro la Chemas. Grazie di nuovo per essere stati nei nostri studi. E io do l'appuntamento ai nostri telespettatori a lunedì prossimo in diretta, sempre per Occhio al Voto. Arrivederci.